Ragazzi, oggi abbiamo una lettura del futuro, futuro immediato. Voi sapete che a me non mi piace guardare troppo in là perché noi tutto creiamo da soli e l'ho sempre ripetuto e lo ripeto, però a volte servono queste letture per capire anche come non sbagliare, per poter agire diversamente, ecco, e anche perché magari a volte c'è la speranza che le carte diranno qualcosa di bello, positivo, e io spero tanto che in questo interattivo ci saranno le cose belle, positive. Questo, vi volevo dire grazie per il supporto, per tutti quanti, chi manda le donazioni, chi mi scrive in privato. Bellissimi messaggi, a volte io rimango a bocca aperta come siamo connessi perché vi spiego anche perché ci sono dei momenti anche nella mia vita, non ci sono questi momenti frequenti tanto, non mi succede spesso, insomma, però come tutti anch'io ho le mie fragilità e mi era successo di sentirmi persa, confusa. E proprio in quei momenti, quando io mi faccio questa un po' domanda isterica, ma perché io faccio tutto questo? Magari è tutto inutile. Devo cambiare la vita, devo cambiare la strada, tutto devo cambiare. Anche perché sono un sagittario e a me serve sempre avventura, movimento. E io già da anni sto sempre ferma qui con voi e non posso avventurarmi abbastanza, forse anche questo. Però quando ho questi momenti di debolezza mi arriva sempre un messaggio di gratitudine in modo proprio particolare che mi attraversa questa gratitudine, questo amore e mi fa capire, dice ecco perché lo fai, ecco il senso. E quando vedo i cambiamenti di persone che portano, mi mandano questa gratitudine, questo amore per il lavoro che faccio, quando vedi come cambia la vita di queste persone lì, dici, ah, ok, va bene. Allora non è niente inutile, vado avanti. Io lo so, mi scrivete sempre questi messaggi dappertutto, insomma, e anche nei commenti leggo, in privato, e in consulti private a voce, mi dicono, non so come adesso dire. Insomma, lo so, però a volte magari c'è bisogno a volte di piangere semplicemente, come un bambino, piangere senza motivo, così, perché ho sonno, perché sono stanco, no? Come i bambini piangono quando sono stanchi. E quello che volevo dire è grazie, perché vostro feedback e vostre belle parole mi danno tantissimo, voi non potete immaginare quanto. Questo, io adesso vado. Abbiamo tre varianti. Iniziamo dalla variante numero uno, dall'ametista. La spada mettiamo da parte. Voglio iniziare con questo bellissimo mazzo di gatti. Voglio prendere tre carte e vedere quello che sta succedendo nella vita tua adesso, proprio in questo preciso momento. Quello che stai in che situazione si trova la tua energia, così diciamo, tre carte. Pavone. Mi viene voglia di prendere un'altra carta. Molto bello, molto bene. Sono molto belle carte, sono tutti le prime due carte parlano di vita materiale, autunno qua. È proprio autunno arrivato. Se sentite io qua il fuoco acceso, finto, però mi dà la sensazione di avere un vero camino acceso con il fuoco vero, insomma. Allora, quello che mi fanno vedere è che adesso ci saranno, ci sono, ci stanno, stanno arrivando nella tua vita le opportunità lavorative, opportunità di carriera.
magari tu un po' troppo dave, troppa attenzione dave al lavoro, sistemare le questioni lavorative di carriera. Eri molto impegnata, concentrata sulle cose pratiche di vita, diciamo così. Vedo proprio questa forza interiore di risolvere le cose in modo giusto, e assicurarti che la situazione tua di vita è stabile, ecco, in questa energia. Però il pavone, parla della liberazione e del cambiamento. Quindi, c'è questa sensazione che adesso tu vorresti anche qualcos'altro. E qua con 10 d'estate, c'è bisogno di un abbraccio, c'è bisogno di un sostegno, amore, affetto. È vero, solo lavorare e basta, cioè solo lavorare, lavorare, pensare ai soldi e tutti cose pratiche che ce l'abbiamo nella vita, alla nostra routine, non basta, perché poi arriviamo anche ad aver bisogno di un abbraccio, una coccola e sentirsi protetti e al sicuro tra le braccia di persone che ti ama e che ami tu. E questo noi non parliamo adesso di partner, ma possono essere figli, mamma, babbo, insomma, le persone. Quindi adesso io vedo che tu sei in questa energia di pavone, non perché tu sei pavone, ma perché c'è il cambiamento nella tua anima, dove tu inizi a dare più attenzione e più importanza alle cose profonde, sensibili, come amore, come famiglia, come qualcosa di questo tipo. Allora, se quello che io sto dicendo ancora non sta succedendo nella tua vita, dovresti, magari, se vuoi, ascoltare le mie parole e dare più attenzione alla famiglia e alle persone care che ci sono accanto a te. A volte, soprattutto le persone, abituate a costruire con le proprie mani, lavorare duro, a volte queste persone, mi è successo proprio adesso, in corso di Theta Healing, a lavorare con un ragazzo che è proprio re di autunno, lui. E per lui era molto importante che la sua figlia sta bene, lui voleva riparare il rapporto con la figlia. E quando siamo andati a fare la lettura, il creatore ha detto che per lui è importante essere felice, perché lui non pensa alla sua felicità vera, quella che vuole avere lui. Ora parlo di lui, ma parlo anche a te, perché questa energia mi sta arrivando. È importante sentirsi veramente felice dentro. Quando ti senti felice dentro, non serve dare così tanto agli altri. Si può stare semplicemente seduti accanto in silenzio e essere già a posto, senza pensare che, oddio, io devo fare chissà che regali, chissà che investimento materiale, portare in ceni lussosi, vestiti firmati. Se sei tu felice prima di tutto, tu hai di più vantaggi, puoi dare di più alle persone. Il denaro e le cose materiali non daranno mai quella sensazione, quella abbondanza interiore non ti darà, anche se puoi essere molto ricco, ma non darà. È una sostituzione, è un qualcosa di artificiale. E quando noi ci fissiamo sul lavoro, sui soldi, sul guadagnare sempre di più, ma perché scappiamo veramente da qualcosa di veramente importante, magari un vuoto interiore, e cerchiamo di riempire questo vuoto con qualcosa di lusso o qualcosa banalmente proprio accessibile che si può comprare. Ecco, questo volevo dire.
Quindi in quel caso di quella persona e di questo ragazzo che cercava di riparare il rapporto con la figlia, lui non dava a se stesso tutta questa felicità, lui toglieva da sé e dava a figlia. E figlia non era mai contenta. Ed è giusto che non è contenta. Sarà contenta se babbo sarà felice e questo babbo se sarà felice, la sua energia, proprio felicità, quando felicità esce da tutti i pori di tuo corpo. Sei lampadina luminosa quando sei felice e questa lampadina luminosa scalda i cuori e viene voglia di stare accanto, cioè viene voglia di stare vicino a queste persone luminose. È una cosa naturale, come le mosche che si avvicinano alla luce, alla lampadina, no? Ora non per dire che Fila è una mosca, chiaro. Quindi questo, e questo stai vivendo, e questo magari a questo dovresti dare più attenzione. Ok, andiamo a vedere il tuo futuro prossimo, immediato, insomma. Oh, bella questa carta. Regina di primavera. Qui però mi viene da leggere, vi leggerò proprio la carta fondo mazzo. Il tuo percorso attuale non ti sta portando verso l'esito più felice. Quindi, perché non cambiarlo? Quindi questa carta può parlare proprio della necessità di cambiare un po' di cose, cambiare, non per forza cambiare la strada, obiettivi, ma il modo in cui tu cerchi di raggiungere i tuoi obiettivi, solo il modo. Non rinunciare mai all'onestà e all'empatia, ma fai attenzione ai secondi fini altrui. Quindi anche qui c'è il bisogno di, non dico di essere una persona paranoica che cerca male in tutte le cose, ma essere un po' più vigile, diciamo, alle persone e alle motivazioni di persone. Motivazioni, proprio sento che questa è la parola chiave. Devi stare attenta alle motivazioni di persone. Perché fanno determinate cose. Qua abbiamo la prima carta che parla della tristezza. E questa carta dice che la tristezza fa parte di noi. E quindi questa tristezza può essere, anche perché in autunno io penso che tanti ce l'hanno questi momenti di fragilità e tristezza. Insomma, mi fanno vedere che questa tristezza è qualcosa che fa parte di noi esseri umani, no? Ma però non c'è bisogno di affrontare questa tristezza da sole. Le carte parlano che tu dovresti, non dovresti isolare. Avrai bisogno di stare accanto a qualcuno che ti vuole bene. Questo serve anche per avere, e qua sono bellissime carte che mi vengono dopo, ti serve la compagnia e qualcuno con chi puoi anche condividere la tua tristezza, i tuoi pensieri, senza pensare che, non so, oddio, io sarò un qualcosa di tossico, oddio, se io adesso starò a raccontare tutte le cose mie tristi. Qualcuno non mi capirà o io sarò una balla pesante. No, 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 io mi nascondo e soffro da solo. Qui però non si tratta che tu soffri. Mi fanno vedere che tu devi essere sicura, come dire, devi sentirti sicura e degna di avere il supporto.
a semplicemente parlare con qualcuno delle cose che ti pesano può essere già una liberazione che ti serve. Ecco, questo. Questa carta di forza parla proprio di dell'anima e che tu avrai questa gentilezza e forza d'animo e che se tu continuerai a essere gentile, dolce, perché a volte il dolore ci trasforma in qualcosa che è come un leone aggressivo, negativo, cattivo, no? Che ruggisce, come si dice? Non lo so ora come si dice questa parola, ma avete capito. Quindi se tu comunque mantenerai calma, gentilezza, onestà e tutte queste belle qualità mi fanno vedere che i tuoi sogni si realizzano. Quindi non perdere la tua anima, non cadere nella trappola. Non diventare cattiva, continua a essere forte, buona. Forza, questa vera forza è la bontà e l'amore incondizionato. Questa è la nostra vera forza. E se tu continui a essere gentile e buono dentro, qua in questo caso ti fanno proprio, ti parlano di un grande successo, di cambiamento grande, però ce l'abbiamo rotta di fortuna con la regina di bastoni che parla proprio di tuoi sogni e della manifestazione, che quello che tu avevi manifestato inizierà a realizzare. Ecco, quindi anche se magari ci sarà, no, il momento in cui tu dici oh, basta, sono stanca, triste, oh, voglio piangere. fai quello che abbiamo detto prima, però continua a essere gentile, buona e dolce e avere la fede. E qui arrivano i desideri, si realizzano i tuoi desideri, ciò che tu manifestavi, ciò che per te era molto importante. Ok? E qua mi viene anche da leggerti questa carta. Te la leggo, faccio vedere prima e adesso la leggo. Non sottovalutare la tua capacità di realizzare i sogni. Potrebbero esserci diverse priorità a contendersi contemporaneamente la tua attenzione, ma puoi farcela. Quindi, è chiaro, per manifestare qualcosa nella vita bisogna avere il tuo focus, ok? Io voglio, non so, mettiamo, faccio esempio, voglio dimagrire. Se tu vuoi dimagrire, ingrassare o non so, avere un altro contratto di lavoro, qualsiasi cosa, faccio dimagrire perché per me è più facile. Se tu mantieni questo focus di dimagrimento e sei consapevole che tu stai mangiando in questo momento, io sto mangiando e adesso io devo firmare di non mangiare e adesso io sono stanca e se io sono stanca mi viene di mangiare qualche dolce, ma no, non si può fare perché il mio focus è il dimagrire, no? Quindi non mangio dolce. Quindi questa consapevolezza, questo focus e questo essere sempre presente, sveglio nel momento, ok? Questa cosa ti permetterà a realizzare il tuo sogno. E qui dicono che ci saranno dei momenti che richiederanno il tuo spostamento di attenzione. Però potrai fare, tu tipo riuscirai, no? Voglio vedere un po', aprire questa fortuna che ti arriva. Cosa ti porta questa fortuna? Ok. Eremita, quindi fuori.
Io la fortuna più grande che mi sta arrivando qua è che tu sarai molto intuitiva, riuscirai a fare il discernimento tra quello che è giusto e quello che no, quello che è vero e quello che è una bugia, quello che è falso e quello che è la stessa cosa, ho detto falso o vero, cioè avrai questo discernimento, riuscirai a capire e riconoscere e che avrai una fortissima intuizione, ok? C'è anche una fortissima connessione spirituale, quindi quando eremita questa è quando tu sei completamente legata all'anima e quindi hai un'energia come luminosa, vedete qua quanto è luminosa questa eremita. Ok, quando tu sei illuminata, ti senti illuminata, riesci a illuminare gli altri e attraverso te arrivano intuizioni, arrivano i messaggi, arriva qualcosa di molto produttivo. Queste carte, proprio questa energia serve a tutti, ma soprattutto a chi fa lavoro come mio, per esempio. Perché ci sono momenti, ora se parliamo di me come esempio ovviamente, perché io so che questi miei canali seguono tante persone risvegliate, spirituali, che stanno operatori olistici e altri insomma, quindi quando sei, io ce l'ho periodi quando mi sento molto 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 forte a livello intuitivo. E mi arrivano non solo intuizioni, ma sento proprio le cose particolari. Vabbè, dire le voci sento sarà un po' spaventoso, no? Come schizofrenici. Ma posso sentire il profumo, posso sentire qualcosa in modo particolare, non so spiegare, ma in modo veramente particolare, ma non sempre. E quindi adesso ci sarà questo momento anche per te di avere questo grande supporto, avere grande supporto non dalle persone, ma da qualcosa di invisibile. Ecco. E quindi se ci saranno situazioni anche di dispiacere, tu devi ricordare che ce l'hai questo supporto, che tu puoi chiedere aiuto e questo aiuto ti sarà dato. Io quando non avevo strumenti così forti come ce l'ho adesso, perché il Theta Healing, io avevo già parlato, è una bacchetta bacchetta magica. Io attraverso il Theta Healing adesso faccio tutto. Se io prima facevo purificazioni con il sale, tanti ingredienti, con le parole magiche, adesso mi basta fare attraverso Theta Healing una purificazione energetica senza toccare nemmeno il sale, per esempio. E anche tante altre cose riesco a fare attraverso Theta Healing adesso, perché c'ho un strumento veramente potente. Ma cosa volevo dire io con questo? Cosa volevo dire? E volevo dire che quando io questo strumento non ce l'avevo e mi serviva aiuto di capire, ero confusa e non avevo bisogno di capire, perché sapete che chi lavora con i tarocchi non possono, cioè, chi veramente lavora con tarocchi non può avere i messaggi per sé, ovvero puoi avere i messaggi per sé. Ma messaggi neutro, se tu sei molto coinvolta sentimentalmente, ti preoccupa una situazione oppure tu desideri un esito finale molto positivo per te, lavorando con trocchi, facendo carte a se stessa, non riuscirai a vedere perché potrai, c'è rischio di canalizzare ciò che vuoi, ma non quello che veramente, oppure canalizzare le paure tue, tu stessi paure. Quindi è difficile. Quindi cosa io volevo dire? Io volevo dire che quando andavo a dormire facevo una piccola meditazione e chiedevo di darmi la risposta. Ma quando chiedevo di darmi la risposta, tu puoi chiedere a chi vuoi, al creatore, all'universo, dipende con chi parli, con a chi preghi, insomma, dipende da quello che è tuo. Chiedevo
Chiedi di dare la risposta, ma però quando chiedi devi fidare che questa risposta ti arriverà. Può essere che tu ti sveglierai di notte, andrai in bagno e la risposta già sarà e tu saprai. Può essere che tu ti svegli e non avrai niente e durante la giornata ti arriverà. Devi mantenere calma e essere aperta e pronta di ricevere questa risposta. Quindi anche in questo periodo della tua vita queste risposte ti arriveranno. Quindi qualsiasi situazione succederà, io qua non vedo, tu non ti devi spaventare perché io non vedo niente di particolarmente negativo. Più che altro mi arriva l'energia di dover fare questo discernimento tra ciò che è falso e quello che è vero. Ed è una cosa importante perché vivere nelle illusioni per tanto tempo, nella bugia, può fare molto male. E molto spesso siamo bugiardi a noi, per noi stessi, a noi stessi. E questa è ancora più brutta cosa, insomma. Quindi avrai tutti i messaggi, basta avere la fede e sentirsi con essa. E tu questa cosa avrai. Io ho finito questa stesa, ragazzi, raccontate come vi siete trovati, mettete like. Io adesso mi riprendo, fermo e andiamo alla seconda variante. Andiamo avanti, variante numero 2. Io continuo a lavorare con questo bellissimo mazzo. Con questo bellissimo gatto, già scappato la carta. Io questa carta te la voglio leggere, possiamo leggere insieme. La fine di una carriera, un progetto o una relazione suscita sentimenti contrastanti di gioia e tristezza, sollievo e delusione. Mette da parte le paure per questi cambiamenti e confida in un futuro migliore. Ma per qualcuno questa carta avrà senso. Io vado. Prime carte mi diranno quello che sta accadendo intorno a te, la tua energia in questo momento. Fermati e dedica del tempo a fare progetti a lungo termine, mettendo a frutto i tuoi successi passati. Meriti un incoraggiamento per tutti i risultati che hai ottenuto, ma forse dovrai pazientare perché la fase successiva abbia inizio. Quindi queste due carte sarebbero anche già un messaggio che qualcosa finisce e bisogna avere un po' di pazienza per iniziare qualcos'altro. Avere un po' di pazienza finché qualcos'altro nuovo arriva, ok? E questa è un'energia, poi può riguardare qualsiasi ambito. Vediamo quello che c'è adesso. Di nuovo la stessa carta è venuta fuori. Ok, quello che stai vivendo in questo momento. Quello che io sto guardando è una cosa pazzesca. Perché? Perché sembra che tu stavi andando in una direzione, velocemente anche. Sembrava che questa è la tua strada, e poi a un certo punto succede che tu ti devi fermare. È come se fosse una macchina che sta andando velocemente su una strada e poi velocemente ti devi fermare perché, non so, c'è davanti uno stop e tu sei costretta di fermare.
ti fermi e capisci che, oddio, io ho sbagliato la strada. Io dovevo andare, non so, 10 km prima, dovevo girare a sinistra e non mi sono resa conto. Quindi c'è questa sensazione, c'è questa energia. Quando sta succedendo qualcosa che ti blocca la strada, in quel momento ti senti dispiaciuta perché adesso dovrai riniziare questo viaggio. Magari anche tornare indietro, un po' di passi indietro per riniziare, per prendere di nuovo la velocità. Ma io ti posso dire che anche se in questo momento ti può sembrare anche doloroso di dover cambiare completamente la strada, è una salvezza per te. Perché la strada su quale tu stavi andando non ti portava la felicità. Non è quello che veramente ha bisogno del tuo animo. Quindi, qualsiasi cosa, perché mi è venuto la stella come una fede in qualcosa che tu stavi facendo, cioè avevi la fede, la speranza in un qualcosa, però la vita ti dà un scossone. E ti fa capire che non lì, non è quello, cioè cambia strada, perché lì non ti aspetta niente che delusione, ecco. E questa cosa può essere legata all'amore, per esempio, quando tu capisci che non è quello, non è quella persona giusta, che non sarai felice con queste persone, devi cambiare completamente la strada, direzione, ma anche magari il comportamento, o tu lo realizzi dentro di te a livello più profondo che qualcosa che stai facendo non è proprio quello che ti porta alla felicità. E quindi perché queste due carte, anche se sono negativi, cioè di solito sono carte negative, la Torre con 10 di spade. Però sono positivi in questo caso perché semplicemente ti aiutano di cambiare la vita in meglio. Ok, e adesso io voglio vedere che cosa sta arrivando, cosa aspetta su quell'altra strada, quell'altra che tu prima non vedevi e che ti hanno mostrato in qualche modo. Mirlo, vagabondo questo. No, Milo, vuole saltare sul tavolo questo piccolo gattino. Che bello. Mamma mia, tutto nuovo, vedi? Uno. Belle queste carte. La prima cosa che mi viene di dirti è che riguardo anche quelle carte che abbiamo letto prima è che tu avevi dato tanta speranza in qualcosa che Milo, un qualcosa che alla fine non ti ha portato un esito finale positivo, quindi c'è questa perdita di speranza, no? Però subito dopo, qui ce l'abbiamo tutto un nuovo inizio. Come una nuova pagina. Ce l'abbiamo uno di coppe, uno di denaro, principessa di primavera che sarà paggio di bastone.
e sete di denaro. E tutte queste carte mi parlano di te che, come un consiglio, devi avere pazienza. Pazienza con te stessa e pazienza con tutto quello che sta succedendo, che starà succedendo, perché leggiamo il futuro proprio questo immediato prossimo. Mi fanno vedere che ci sono grandi prospettive di iniziare qualcosa nuovo che ti farà molto felice, ti darà questa energia di felicità, di magari intuizione, un qualcosa di spirituale profondo, quando tu stai imparando a fare qualcosa di nuovo. Qui banalmente per qualcuno sarà un nuovo amore o una nuova persona che tu conoscerai, banalmente adesso dico come esempio, una nuova persona che tu conoscerai e ti darà qualcosa, ti darà emozione. E ci saranno anche opportunità di comunicare, di esprimersi, e ci sarà il momento in cui tu ti senti apprezzata e senti che vale la pena di investire tuo tempo, perché qualcosa di carino può uscire, può nascere o può. Ok, però io ho detto adesso come persona, ma se mentre io ti parlavo di quella fase iniziale, quello che abbiamo letto all'inizio, e tu focalizzavi, sentivi che io parlo di una situazione precisa tua, quindi quello che dicono le carte che sarà una chance nuova. A me viene da dire una nuova chance, come ripartire. Qualcosa che ha un valore per te simile a quello che tu dovevi chiudere. Però questa volta questa chance è una chance da non sprecare, diciamo così. Io voglio chiedere se questa situazione è completamente nuova oppure la stessa aggiornata così. È completamente nuova o aggiornata? Completamente nuova, sì. Quindi una nuova opportunità, un qualcosa di completamente nuovo che comunque ti porterà un po' di dubbi forse perché non conosci bene questo. Qua c'è la carta che mi dice nuove splendide opportunità in arrivo potrebbero coglierti di sorpresa, ma non rimandare e cogli con passione ogni possibilità. Quindi c'è la sensazione che tu farai qualcosa che ti piace fare, qualcosa che funzionerà. Io voglio andare avanti a prendere altre carte per vedere cosa poi segue. Ok, quello che mi sta facendo vedere adesso è che sono due opportunità, non è una, ma due. Come in Matrix, pillola blu e pillola rossa, qua ce l'abbiamo due di autunno, questo gatto con... forse averti uno stress causato da super lavoro o troppe responsabilità da gestire. Per una sola persona. È importante bilanciare lavoro e vita personale, ma anche affrontare tutto quello che fai con spirito gioioso. Quindi, questa carta, con quelle che abbiamo visto, mi fa pensare che
Tu cercherai di fare tutte e due cose, quindi magari lavorare e fare quello che è la tua vita abituale, la tua routine, ma anche questa nuova prospettiva che ti arriva. È come se fossi ora, come esempio, dovrai fare, lavorare, portare avanti le tue responsabilità e anche dover inserire una nuova persona nella tua vita. E adesso bilanciare tutte e due queste cose. Comunque sia, ci sono queste due buone opportunità, quindi nuova chance, di soprattutto questa nuova chance di vivere meglio e fare le cose che ti piace fare con la gioia, sentendoti felice, ecco. C'è la sensazione che comunque sia ci sarà questo vento di cambiamento, di cambiamenti, un vento che in modo molto naturale ti spingerà in una direzione. Quindi come se fosse qualcuno ti aiuterà a capire come risolvere, come non essere stressata, come risolvere, come trovare la possibilità di fare ciò che stai facendo con la gioia, senza stress, ecco questo. Sembra come che tu ti distacchi, riesci a distaccare da una modalità passata, dal passato, da una modalità passata. Anche di passato, di qualcosa di negativo passato che può essere legato a quella via che noi abbiamo visto prima. Quindi ti distacchi da questo passato e capisci che wow, ma non mi aspettavo nemmeno che sarà così bello adesso. Perché prima sembrava oddio, un dolore, oddio, io ho perso qualcosa di tanto importante, ma adesso dici meno male che ho perso. Ma perché veramente le carte sono così, guardate voi. Guardate questo cane. Meno male che ho perso e scorre con tutta la felicità. Vedete questo prato, questi fiori, questa faccia contenta di questo cannolino. Tutto prato con fiori significa amore incondizionato, quando ti senti accettato, amato, contento, valorizzato. È questo che sta succedendo. Voglio leggerti questa carta, magari potrai leggere anche tu. Potresti ricevere una promozione, ottenere una borsa di studio o scoprire di essere stato scelto per un riconoscimento speciale. Hai fatto un lavoro straordinario e meriti tutta attenzione. E quindi queste attenzioni ci saranno, saranno tutte attenzioni alla tua persona, perché ce l'abbiamo anche alla carta di sole. Quando tu ti senti in centro di attenzione, ti senti apprezzato, valorizzato, ti senti contento proprio e sai di meritare questa cosa. Quindi avevi lasciato qualcosa dove tu non avevi tutto questo bello, tutto questo apprezzamento come avrai adesso. Ecco. Voglio leggere anche carta di sole. I tuoi progetti andranno a buon fine portandoti felicità, prosperità e successo. Riceverai riconoscimenti, ampiamente meritati per i risultati ottenuti. Quindi, ora qualsiasi ambito sia, qualsiasi aggiornamento del tuo sistema, cioè, sembra come che qualcosa sta succedendo per aggiornare il tuo sistema, ok? Qualcosa di che può sembrare una perdita, una sfortuna, ma questo non è sfortuna, ma all'incontrario, serve aggiornare per darti qualcosa di meglio. Io proprio non è caso, perché io ora sentite questo fuoco, no? Io ho voluto fare interattivo con questo fuoco, anche perché questo è un TV,
con video dove c'è questo vero fuoco, però io sento veramente calda camera, anche se fuoco finto, io sento che mi sta scaldando camera, mi sento molto bene. Però quello che volevo dire è che io ho voluto accendere questo video e dico, oddio, ma perché? Non mi fanno aprire YouTube sul TV, perché mi chiedono di aggiornare YouTube. E io ho dovuto stare, non nervosetta, ma un po' senza pazienza, aspettare quando si aggiornerà questa pagina e quando finalmente potrò usare questo YouTube. Ma aggiornamento per sé che cos'è? Qualcosa di migliore, un miglioramento del programma. Quindi vale la pena avere la pazienza per poi vedere i risultati migliori di prima. Ecco, è quello che ti sta per succedere. E con 6 d'inverno, di vento mi veniva da dire, di vento, 6 d'inverno, 6 di spade, insomma, e con questo vento, vedi, c'è proprio il vento, questo vento che ti porta. È una carta che parla di qualcosa di molto naturale, perché il vento è naturale, è il vento che ti aiuta a muovere questa barca. Quindi questo vento che rappresenta qualcosa di destino, natura, angeli guida, non so, qualsiasi cosa sia, una cosa che viene da una forza, da un potere maggiore, superiore, ok? Che ti aiuta in modo naturale a arrivare sulla strada tua giusta, ecco. I tempi duri stanno per finire e adesso puoi tirare un sospiro di sollievo. Lascia andare il passato e accogli i tempi migliori che stanno arrivando. Guardate che questo aggiornamento per qualcuno può rappresentare una semplice influenza. Per me, io l'anno scorso ho avuto influenza dopo influenza. È strano, io non mi ammalo mai. Ma l'anno scorso ho lavorato tantissimo, tantissimo con Theta Healing su di me, ho fatto questo percorso di guarigione, che comunque è doloroso questo percorso. In più, ho iniziato la guerra in Israele. E io mi preoccupavo per una persona, per me cara, insomma, tutte queste cose mi hanno indebolito e io sono caduta. Ho avuto 8 di dicembre per il mio compleanno influenza, per Natale influenza, per mi sa che a Capodanno, sì, Capodanno influenza, raffreddore, insomma, febbre, Valentino, non mi ricordo, ma tantissimo, sempre raffreddore. Ma io proprio ho sentito che ogni volta che io cadevo a letto era una specie di reset. Io cado e mi alzo aggiornata. Era una cosa pazzesca perché io proprio sentivo che questa malattia mi era data. Per non sentire questa grande differenza tra ciò che ero prima e ciò che divento. È come, non lo so come spiegarvi, è una cosa veramente pazzesca perché in 3-4 giorni ti rialzi completamente nuova persona. Se non era questa raffreddore e non stavo lì, oh, con tutta febbre, tutta sudata a letto, sarebbe troppo strano andare a dormire e svegliare così, pam, nuova, con tutta cosa nuova nella testa, con tutte percezioni e sensazioni nuove. Sarebbe strano. Quindi mi è stata data questi 4-5 giorni di raffreddore per aggiornare in meglio il mio sistema. E io ho avuto questo, uno dopo l'altro, tac, 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 tac. Veramente sembrava che qualcuno, come iPhone, no?
Ora non, io non sono amante di iPhone, quindi posso sbagliare quale 13 iPhone adesso sarà o 14. Non lo so. Comunque, com'era? 7, 8, 9, 10, no? Io quindi da 7, 8, 9, 10, 11 in pochi mesi aggiornato. Non, velocemente. Quindi anche a te ti danno questo aggiornamento. Ti danno questo pack per inserire qualcosa nuovo, per darti qualcosa di nu nuovo, di buono, meglio, insomma. Ecco, mi sono spiegata. Io voglio darti un consiglio con una carta. Ecco già, ce l'ho. Questa è la stessa carta che era per la prima variante. Il tuo percorso attuale non ti sta portando verso l'esito più felice, quindi perché non cambiarlo? Ma questo abbiamo visto che stai cambiando. Non rinunciare mai all'onestà e all'empatia, ma fai attenzione ai secondi fini altrui. A me mi viene da dire non dubitare di te stesso. Non lo so come voi, ma a me spesso succede che se succede qualche cosa negativa, io assumo responsabilità. Tipo io sono sbagliata, ho sbagliato io, qualsiasi cosa. Io, visto che sono un personaggio pubblico, mi arrivano tantissimi messaggi, anche quelli maleducati, dove mi chiedono consulto in modo maleducatissimo. E se io rispondo dalla mia parte in quel momento mi sembra in modo giusto, cioè, con rispetto, non è mai scortese. E poi mi arriva qualcosa, mi esce fuori una situazione non bella. Quello che faccio io, rimango male e dopo inizio a pensare che ho sbagliato io. È una cosa mia perché io cerco sempre di migliorare, anche perché quando ero piccola mi dicevano sempre che ho un carattere di merda e mi devo sempre migliorare tutta la vita. Quindi il mio è che io assumo responsabilità per questo sbaglio e cerco dentro di me il problema. A volte, quello che io ho capito e quello che voglio dire a te, tutto questo fa bene fare, lavorare, migliorare se stesso, va benissimo, ma a volte non sei tu responsabile, non sei tu, ma le persone. E proprio questo, lo sento proprio che questo ti voglio dire, non è la tua responsabilità. Devi imparare a vedere se sei tu o c'è qualcun altro. Sì, ora sì, marchigiana, doc. Sono 3 anni che vivo nelle Marche. E già sì, come parlo. A me, vabbè, sono abituata. Prima mi sembrava un po', non mi piaceva questo accento marchigiano. Insomma, sì, dicevo io, sì, è bello autoanalizzare, lavorare su se stessi, sempre bello, però accumulare sempre colpe non va bene, soprattutto quando tu vuoi tanto bene a una persona e succede qualcosa e dopo ti massacri di col senso di colpa, pensando che sia stata tu sbagliata. Quindi ti chiedo di avere un po' più svegli, essere più svelta, più sveglia e riuscire a capire, anche se vuoi bene a questa persona, se veramente tu sei responsabile. E questo è il consiglio. E io ho finito, raccontate come vi siete trovati, mettete like e io fermo e noi andiamo alla terza variante. Andiamo avanti, variante numero 3. Io continuo con questo mazzo di tarocchi. La prima cosa che andiamo a vedere è quello che sta accadendo già adesso. Questa carta vuole parlare.
L'appagamento deriva o deriva dalla consapevolezza che la tua situazione finanziaria è solida e che puoi soddisfare le esigenze materiali della tua famiglia. È importante onorare le tradizioni ed essere orgoglioso del tuo retaggio e delle conquiste dei tuoi antenati. Quindi qua la carta che volevo parlare parlava di i doni che ti sono stati tramandati anche, e non sempre materiali. Le capacità, ricordare le capacità che ti sono state date e magari anche sentire la gratitudine per quello che ti è stato data. Di positivo. E poi ovviamente anche a livello materiale. Ecco, anche qua in fondo mazzo ce l'abbiamo regina di bastone. Non sottovalutare la tua capacità di realizzare i sogni. Potrebbero essere diverse priorità a contendersi contemporaneamente la tua attenzione. Ma puoi farcela, insomma, non so leggere, però avete capito. Vediamo cosa stai vivendo in questo momento. Oppa, regina d'autunno, ok, belle carte. Oi. E la forza in fondo tunnel. Bene, già mi sta arrivando energia, ora connetto e ti dico tutto. No, non si vede così. Voglio che si veda così. La prima cosa che mi salta è quello che devo dire è questa carta di Oca. Qui ci sono i bambini. Quindi questa carta può rappresentare te e il tuo bisogno di prendere cura di quelli più fragili, ok? Qualcuno che è più fragile di te, o anche te fragile, prendere cura di te fragile, la tua bambina interiore, ecco. Amare i bambini e prendersi cura di loro può diventare una parte importante della tua vita. Bambini, ho già detto, qualcuno di più fragile. Oppure torneranno persone legate alla tua infanzia. Vecchi ricordi possono essere elaborati, o forse è il momento di rispolverare i tuoi sogni nel cassetto. Qua mi fanno vedere anche di una nostalgia, perché ce l'abbiamo anche a 9 d'inverno, che parla di come 9 di spade, no? Preoccupazione. Quindi potrebbe essere che ti stai preoccupando per qualcuno che è fragile, o ti stai preoccupando per qualcosa che non esiste, ma è semplice trigger del passato. Ora mi spiego, perché ci sono persone che non sanno che cosa è trigger. Il trigger è quando ti è successo sicuramente sentire un profumo che ti riporta, no, qualcosa, non so, un profumo, un deodorante che ti ricorda una persona e di conseguenza una catena di sensazioni. Cioè, tu hai sentito profumo e dopo sei entrata in questa a vivere qualcosa che hai vissuto con quella persona quando c'era questo profumo. Ok? Oppure odore di cibo che ti porta in un qualcosa di tuo passato. Per me, per esempio, questo fuoco, questo legno che sentite, mi rappresenta infanzia, perché la mia nonna bruciava legno e questo rumore mi dà tanta pace. Quindi queste cose sono si può chiamare anche dei trigger, che un qualcosa ti riporta indietro e ti fa sentire. A volte sono tri gli trigger possono essere spaventosi,
paure. Quindi mi sei venuta regina di autunno, anche qua, due bambini, due occhi, qui conigli, anche qui due, no? Sì, due conigli che sono attaccati alla mamma. Quindi qui c'è la tua protezione, il tuo bisogno di proteggere qualcuno di più fragile, prendere cura di questo, di questi fragili, e il pensiero legato a queste persone fragili può essere negativo per colpa di situazioni che sono state negative in passato e che non sono reali. In semplici parole, potrebbe sembrarti che potresti sentire ansia o sentire che, oddio, qualcosa sta per succedere negativo, però non è vero. Non succede niente di negativo, sono semplicemente delle sensazioni che tu hai vissuto e semplicemente come questo profumo ti riporta indietro e ti fa pensare così, anche se non c'è. Ecco, questa è la cosa importante. Mi fanno vedere anche che tu sei tanto protettiva nei confronti di altri e preoccuparsi di altri. Ti rende più forte. È come un trampolino. Vediamo che se tu ti preoccupi, c'è questo trampolino che ti dà la forza a superare qualcosa. Quindi questa cosa potrebbe essere una cosa da scavare, da lavorare su Theta Healing, perché si può essere anche forti, responsabili, senza però sentirsi appesantiti da pensieri preoccupanti, insomma. Cos'altro ce l'abbiamo qua? Vorrei anche leggere. Riceverai consigli pratici e creativi da seguire rigorosamente. Concentrati solo sugli aspetti positivi di ogni situazione o persona. Qua c'era questo consiglio di pensare positivo, ma subito dopo arriva 9 di inverno che dice che tu non pensi positivo, ma ti viene la preoccupazione. Le tue paure e preoccupazioni non sono reali, ma alimentate dal focalizzarti sulla negatività, che rafforza ciò di cui hai paura. Smetti di preoccuparti, lascia andare la paura e tutto andrà bene. Quindi queste carte ti danno un po' di sicurezza, ti dovranno dare sicurezza che andrà bene. Ecco, perché qua ce l'abbiamo 9 di state e la forza. Quindi la situazione è stabile, la situazione tua che stai vivendo non è tragica, andrà bene. Ecco, non ti creare adesso. È come se fossi quando ti sei bruciata, adesso hai paura che di nuovo ti bruci. Ti sei bruciata nel senso la pelle, ti sei bruciata con acqua calda e adesso dopo hai paura sempre che questa acqua calda può essere pericolosa. Acqua calda non è pericolosa, solo che è successo in passato, ma non significa che adesso ogni volta che tu tocchi acqua ti bruci. Ecco, questo volevo dire. Un'altra cosa che mi viene anche da dire è che a volte anche questo, vabbè, per te soprattutto, quando arrivano grandi cambiamenti c'è questa ansia di qualcosa nuovo e non sempre questa ansia è legata a qualcosa che deve arrivare negativo. Io ad esempio, quando ho iniziato il percorso con Theta Healing, ho scoperto una cosa molto strana, curiosa, diciamo, che dentro di me sono state molto fortemente registrate le convinzioni, i programmi, negativi, che se io veramente sarò veramente felice e libera, qualcuno muore. Sono state queste convinzioni di quale io non sapevo. Cioè, io non sapevo che ci sono dentro di me queste convinzioni. Ed è stata una cosa importante scoprirlo, perché veramente io tutta la vita, quando arrivavo a sentirmi felice, mi o autosabotavo, facevo questo autosabotaggio per non essere veramente felice. Oppure sempre autosabotaggio
Sceglievo qualche persona che mi rendeva infelice, insomma, sceglievo una persona che è impossibile amare, per esempio. Così almeno a livello proprio profondo, subconscio, se c'è questa persona che mi dà qualche volta un schiaffo, in modo metaforico ovviamente, non sono io quella che si può schiaffeggiare, veramente. E quindi se io sento il dolore, almeno sono più tranquilla che questo grande dolore non succederà. Nessuno morirà perché picchiatemi sempre. Questo è quello che, in modo metaforico ovviamente, è quello che io ho vissuto tutta la vita. Tutta la vita quando iniziavo a sentirmi ora sarò felice, mi venivano brutti pensieri, brutte preoccupazioni, sogni, e come salvezza, come la sopravvivenza, andavo a creare qualcosa di negativo per stare più tranquilla. È brutto, no? È tutto molto assurdo, sembra. Ma la nostra mente a volte è molto creativa e noi andiamo a creare queste cose assurde. L'importante poi però scoprire. E io ho scoperto. E non è perché sono matta, mi sono creata queste convinzioni, ma perché anche a livello storico, che significa nelle vite precedenti, io ho vissuto qualcosa così brutto, dove io ero felice e poi bam, è successo la morte, qualcuno è morto. E sono formate queste fortissime convinzioni che la felicità è qualcosa di angosciante, preoccupante, quindi meglio mi rovino ogni giorno piano piano che qualcuno muore o muoio io o ancora qualche tragedia. Capite cosa voglio dire? Quindi anche se io vedo che in qualche modo ti stai sacrificando, facendoti male per salvare le persone a te care, qua piccole oche, qua piccoli conigli, qua c'è Agnellino, cioè tutti i carte mi parlano che vedi anche qua Agnello e tutto questo leone con fiori creativo che dice ok, mi faccio dare un schiaffo, almeno mio Agnello e mie oche saranno protetti. Io rido, qui si dovrebbe piangere, però meglio sdrammatizzare. Quindi è una cosa che stai facendo forse inconsciamente, cioè 90% che lo fai inconsciamente. Ecco, quindi quello che io ti volevo dire è che ti sta aspettando una felicità, una grande felicità. E proprio per questo ti possono arrivare le paure. Andiamo avanti. Cosa sta arrivando, no? Il nostro futuro immediato. Qualcuno sarà curioso. Io tengo sempre nelle mani questi due bracciali, mi piace tanto girare, mi dà la forza, mi aiuta. Occhio di tigre. E questa sarà amatite. Andiamo. Ok, quanti gattini piccolini, ma sembra che tutti hanno bisogno di te. E io guarda subito ti dico perché è la cosa bella. Tu hai bisogno di avere nella tua vita persone che hanno bisogno di te. Ecco. Tu potresti dire no, no, ma che dici Anire? Io no, è vero. Ti senti utile, ti aiuta a sentirti importante, utile. Tu proprio per te come aria, prendere cura di qualcuno che è più debole, più fragile e metterti al servizio. E se ti togliamo adesso tutte queste persone deboli intorno a te, non lo so cosa succederà, possiamo chiedere dopo. Quindi,
Un po' crocerosina sei, cara mia. Oh, caro mio. Vediamo altre due carte. E anche kiwi. Vediamo cosa c'è. Non entrano tutte le carte. Ah, un'altra cosa che mi sta facendo vedere è che sei molto concentrata sull'aspetto materiale della vita, sul guadagno, e che sarebbe opportuno di fare una donazione. Fate a me tutti adesso. Sto scherzando, beh, sono le carte che parlano così e io sto scherzando. Questo è il mio umorismo. Veramente fanno vedere che sarà utile di donare qualcosa, dare qualcosa a livello materiale. Ti leggo anche questa carta. Ti senti intrappolata in questa situazione, ma sappi che non lo sei. Non focalizzarti troppo sulla ricchezza materiale e liberati da pensiero negativo. Quindi, come se fosse tu stai cercando di trattenere qualcosa vicino a te. Qui può essere le persone che hanno bisogno di te, che tipo io sto aiutando, ok? Io sto aiutando qualcuno fragile, ma sto aiutando in modo tossico perché non c'è libero arbitrio. Con la forza, non andare via perché sei fragile, senza di me non ce la fai. Quindi qua questo donare sarà dare affidamento che c'è un Dio, che c'è un creatore che potrà prendere cura di quelli più fragili, che non sei unica tu a proteggere tutti, che c'è anche qualcun altro più saggio come creatore, no? Che può prendere cura di quelli più deboli. Questo perché ho detto questa parte, perché ho detto che potrebbe essere avresti bisogno di donare, perché ho sensazione che tu sei esageratamente concentrata su un qualcosa che tu ce l'hai già a livello materiale e di conseguenza dentro di te c'è un meccanismo che ti fa sprecare inconsciamente. Per esempio, ci sono le situazioni anche in consulti, anche in Theta Healing, la persona mi dice: io ho bisogno di lavorare sui soldi perché io sto sprecando soldi. Tanti soldi sto sprecando senza capire nemmeno. Lavoro tanto, guadagno bene, però non ho mai soldi. Perché succede? Perché dentro di lei c'è una inconscia preoccupazione, una convinzione negativa che li fa spendere i soldi, perché se lei non li ha, lei è protetta. Ok? Come se fosse ce l'abbiamo questa sensazione che io posso aiutare gli altri a livello di anima solo se sono povera. C'è una cosa proprio subconscia dentro di te. E quindi io mi libero da questi beni materiali. Quindi mi libero come? Mi arriverà una bolletta alta da pagare, una multa da pagare. Tu dirai: no, io non voglio questa multa, ma questa multa è arrivata per aiutarti. aiutarti in modo metaforico, dico, tra le virgolette. Te la sei chiamata tu questa boletta,
Oh, questa non voleta, multa. Tu hai parcheggiato in un posto sbagliato la macchina e ti hanno dato multa perché tu avevi bisogno di sbarazzare da questi soldi. Oppure tu sei andata con un'amica in centro commerciale, hai comprato un sacco di cose che non ti servono e hai speso un sacco di soldi. E dopo dici, oddio, perché ho speso tutto questo e ho comprato, non mi serve, io ho queste scarpe, questa maglietta, non mi metterò mai. Ma perché avevi bisogno di sbarazzare di questi soldi? Capisci cosa sto dicendo? E a livello più profondo succede una cosa che spesso non ci rendiamo conto. Quindi me le ho fatte una donazione. Faccio esempio su di me, io ho adottato una bambina a distanza di Nigeria perché avevo bisogno di donare. Vabbè, io dono anche con appuntamenti, io dono comunque, però avevo bisogno mensilmente sapere che c'è qualcuno che in qualche modo sarà aiutato da me. E quindi vorrei adottare anche da India. E dopo mi hanno mandato messaggi che io potrò poi anche vedere questi bambini, che mi sembra una cosa molto carina. Io vorrei proprio, in un futuro vediamo. Insomma, qualcosa di buono fare, investire. Per equilibrare l'energia, perché ce l'abbiamo qua il diavolo? E il diavolo parla che tu, cioè, il diavolo ti sta comunicando questo: sei troppo eccessivamente aggrappata a qualcosa di materiale tuo, cioè bisogna liberare e un po' di sganciare. quindi, questo parlando di soldi, quindi. Ok, quindi io ti ho spiegato che in futuro prossimo potrebbero non essere le spese come dire, le spese che tu non aspettavi e ti potrebbe dare fastidio questa cosa che tu devi pagare. Quindi per evitare questa cosa, fai quello che ti ho detto. Oppure investi i soldi in qualcosa che poi... sarà in futuro darà risultati. Proprio questo è importante adesso, in questo momento. Ok. Preparati a progredire rapidamente. Questa situazione richiede decisioni tempestive e il prevalere della logica e dell'intelletto sulle emozioni. Quindi ci sarà anche un momento dove tu dovrai agire e agire rapidamente e investire rapidamente. Qua investire adesso non solo come soldi, ma aiutare qualcuno rapidamente. Quindi se a te ti arriverà una richiesta di aiuto, devi investire, cioè devi agire. Può essere importante agire. E qualcuno farà questa domanda: come riconoscere? Soprattutto se sei un operatore olistico, dirai: oddio, come faccio a riconoscere? Chi è connesso sempre e chi ha energie alte? E ora, come avere energie alte? Si può fare un altro video su questo, si potrebbe, ma non lo farò perché io parlo di tarocchi. Mantenere energie alte, che cos'è? Curare la tua anima, meditare, riposare, dormire, mangiare sano, parlare positivo, pensare positivo, non stare con le persone tossiche che ti mandano giù. E tanti, tanti, tanto, tanto si potrebbe ancora dire, ma avete capito? Io penso che avete capito. Se tu mantieni le energie tue alte, sarai connessa e tu saprai riconoscere chi ha bisogno del tuo aiuto e potrai aiutare. Ecco, potrai dare aiuto. Voglio darti ancora un consiglio. Vedi, anche questo mi viene da leggere, mi ha chiamato questa carta. Concentrarsi sulla negatività o preoccupazioni per il denaro o la carriera può bloccare i tuoi progressi. Questo momento di scarsa fiducia e positività non è ideale per avviare un'attività o metterti in proprio.
Quindi, se tu ti stai adesso preoccupando per i soldi e per il lavoro, cerca di magari anche metterti in modalità risparmio, ma non risparmio di soldi, ma risparmio energetico. Che cos'è risparmio energetico? Provo di dormire di più o riposare un po' di più, o invece di spaccarti in due cercando di risolvere una cosa materiale, devo lavorare, 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 io non posso riposare. No, così solo perdi. Chiudi i telefoni e vai, metti Netflix, guarda film e dormi. Vabbè, guardare solo Netflix non è una soluzione. Riposati, dormi, vai a camminare, respira in un boschetto, in una pineta, in un lungomare. Respira energia di natura, ricaricati, riposa e dopo ti arrivano tutte le risposte, arrivano tutte soluzioni. Chiediamo, voglio chiedere una carta se... sarà risolta questa, risolverai se farai tutto quello che io ti ho detto, risolverai, si risolve. Gemellini, cane di Basotto. Oh, questi cani mi ricordano Villa Bossi, la villa dove sono stata io in ferie quest'anno. Bellissima, bellissimissima villa in Toscana. Erano lì questi cannolini. Rimandare e preoccuparti di quello che pensano gli altri l'impedisce di prendere una decisione. Se sei combattuto fra i tuoi desideri e quelli di qualcun altro, segui la tua guida interiore. Ma la tua guida interiore è sicuramente fare quello che vuoi tu e non quello che pensano gli altri, quindi a volte è difficile fregarsi. La pianificazione. Le risorse e gli sforzi che hai investito nel tuo sogno daranno grandi risultati. Nel frattempo, sii paziente e medita sui prossimi passi. Pensaci bene prima di prendere una decisione. Analizzare troppo la questione non ti aiuterà a trovare la soluzione, mentre la meditazione e la preghiera ti offriranno le risposte che cerchi. 4 d'inverno, guardate questo piccolo koala, dorme. Quello che ti ho detto anch'io. Non pensare sempre, oddio, al mille, come risolvere, cosa fare. Dormi, riposati. Io ho finito questa stesa. Ora mi viene da dire, perché se, sento che qualcuno ci ha pensato e adesso devo rispondere. Qualcuno veramente ha fatica di riposare e dormire perché qualcuno sta facendo due lavori e ha tantissime responsabilità. Io ti posso dire che a volte basta dormire 10 minuti. A volte anche a me mi serve, quando soprattutto mi sento prosciugata, quando ci sono consulte anche un po' più pesanti, mi metto la sveglia 10 minuti e mi addormento, poh, chiudo 10 minuti e mi sveglio già nuova. Sì, un po' difficile svegliare se tu hai dormito 10 minuti, però ti svegli nuova. Quindi almeno questo, anche in macchina, addormentati 10 minuti, metti la sveglia, metti 10 svegli. Questo, io ho finito questa stesa, raccontate come vi siete trovati, vi leggo tutti. Mettete like, è un semplice modo per dire grazie. Io ho finito, vi bacio. Ciao ciao.